Espresso 2018, siamo allo stand di Fiorenzato, uno tra i principali brand italiani per la produzione di macina dosatori per il caffè, un'azienda con ben 82 anni di storia, giunta ormai alla terza generazione. Ci troviamo in compagnia di Carlo Dorigo, il direttore commerciale dell'azienda. Carlo, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Quali sono le skills di questa azienda? 82 anni di storia sono decisamente tanti. 82 anni di storia, tre generazioni che incominciano dal 1936 e si protraggono ad oggi con l'ultima generazione di tutti i giovani. Raccontarli in pochissimi minuti davanti a un microfono e alle telecamere è certamente arduo, ma Fiorenzato è uno di quei brand con una struttura tutta familiare che, sebbene ai momenti di alto e basso, è riuscita non solo a sopravvivere ma a mantenere altissima la qualità del prodotto. Negli ultimi, diciamo, la Fiorenzato dal 36 fino al 2004 ha lavorato sempre con uno standard di prodotto. Dal 2005, quando l'ultima generazione dei nipoti hanno ripreso in mano le redini dell'azienda, ha incominciato a cambiare completamente la tipologia e la modalità di pensare, non più nel classico prodotto ma bensì di creare una situazione di novità e di nuove ricerche e sviluppo, dove tutt'oggi ancora siamo appunto fissati su questo argomento. Carlo, la ricerca e lo sviluppo particolarmente attivo ha portato la Fiorenzato a presentare il prodotto che oggi mostrate qui a Trieste Espresso e che si trova alle nostre spalle. L'avevamo presentato in versione mock-up all'Expo di Milano, ad oggi lo presentiamo ufficialmente in quanto dal 1 ottobre sono partite le produzioni di tutti i quattro modelli in versione XGI, ovvero con la bilancia interna all'interno del corpo. Dotata però, vediamo, anche di display. Sì, il display, nel display vengono visualizzate tutte le pesate e tutti i grammi che vengono erogati di volta in volta. E allora mi soffermo. Particolarmente questo tipo di on demand non pensa più in secondi ma ragiona in grammi. Dà la possibilità al torrefattore o al barista di impostare la grammatura che lui desidera per avere un caffè sempre con la stessa qualità. Macine piane o coniche? Abbiamo la linea completa che parte dalle macine coniche nella versione del 71 e finiamo con le macine piane piccole del 64. Quattro modelli, quattro gambe. Fantastico. E allora, prima di lasciarti a tutti coloro che sono all'altra parte e che desiderano informazioni, ti invito a dare attraverso il microfono di Oreca TV e la telecamera naturalmente l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere senza alcun impegno per poter avere delle informazioni. info@fiorenzato.it. Perfetto, sei stato rapidissimo, coinciso, ti lascio andare non prima di aver fatto salutare tutti gli amici di orecatv.it. Saluti a tutti e grazie ancora. Sempre telegrafico, grazie Carlo. Amici, non andate via, noi continuiamo per mostrarvi altre novità presentate qui a Trieste Espresso 2018, la Biennale del Caffè di Trieste.